家好，我是上海当代艺术馆的馆长孙文倩。今天我非常高兴可以呢和我们意大利特莱加尼百科全书一起合作，我们中意人文艺术对话，从传统到创新。然后呢，首先让我们跟我们意大利的好朋友们 say 个 hello hello， 大家好。我们今天在我们意大利现场，我的现场的主持人是意大利百科全书的当代艺术顾问 Giovanna。Giovanna 你好。Grazie, grazie a tutti, grazie alla direttrice.Tanto della presentazione, qui accanto a me Massimo Brai, direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fronte a me Gianmaria Tosatti, artista italiano. Dunque, siamo collegati dal Salone Russo dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.Con me il direttore generale Massimo Brai, già ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e assessore alla cultura della Regione Puglia.这次我们非常高兴，我们的中意人文对话呢得到上海意大利驻沪领事的文化处的特别支持，也是中意文化年50周年的一个重要的一个文化交流项目。那么首先呢，让我先介绍一下我们的达仁尼达处长，还有我们在上海现场的萧武南，亚太交流与合作基金会的执行副主席李磊，我们中国著名的抽象艺术家，也是我们上海美术馆和中华艺术宫的前馆长韩博，我们中国著名的文化人策展人。现在我们可不可以先邀请我们的达仁利处长先为我们致辞。Buongiorno in Italia e buon pomeriggio in Cina. Sono particolarmente lieto che insieme si cominci questa nostra avventura di dialogo, di colloquio fra l'Italia e la Cina. E vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine a Miriam Sun, che è direttrice generale del di arte contemporanea a Shanghai, agli ospiti invitati in sala, a Xiao Unan Chen In Qi. In particolar modo vorrei anche salutare Massimo Brai, caro amico e direttore generale di Treccani, già ministro della cultura italiana, Giovanna Fazzuoli, che è persona essenziale, straordinaria dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, e Gianmaria Tosatti, che è la prima volta che lo conosco di persona, sebbene online, e Alessandra Troncone da Napoli. L'idea di questo Chinese and Italian Humanities and Art Dialogue Forum si è lentamente sviluppata cominciando già a dialogare con Miriam Sun del MUCA circa un anno e mezzo fa. La nostra idea, che poi ho condiviso con il direttore generale di Treccani, è di intraprendere non una strada nuova di dialogo, di colloquio sulle scienze umane, sull'arte fra l'Italia e la Cina, perché come è noto l'Italia e la Cina, l'Italia sì dall'antica Roma, la Cina dalla dinastia Han, hanno intrapreso già una via di comunicazione. In passato era per via di terra, ma già all'epoca vi era un dialogo indiretto che poi è continuato con l'epoca medievale. Nelle fonti cinesi ricorre il nome di Marco Polo e poi in epoca moderna quello di Matteo Ricci. L'arte in Cina
l'arte italiana in particolare è presente nella storia e nota anche nella vita quotidiana. Se consideri che il pittore occidentale più noto in Cina è Lan Shening, Castiglione, era un pittore che fu attivo nella corte dell'imperatore Kangxi e poi successivamente anche di Qianlong, e ha svolto gran parte della sua attività artistica alla corte. Ha introdotto le tecniche della prospettiva, i più bei rotoli che raffigurano cavalli sono di opera di Lan Shening. Questo per dire che in Cina vi è una sensibilità particolare per l'arte italiana, e noi con questo dialogo, con questo forum, ci inseriamo in un contesto lungo una strada che è già ricca di condivisioni, ricca di pensamenti da una parte e dall'altra. Ovviamente la ambizione è che sia oggi attivata e animata da una lingua che è quella della contemporaneità, ma l'Italia e la Cina, a differenza di altri paesi, possono parlare la lingua contemporanea con il privilegio di poter avere un grande giacimento, una grande risorsa antica che è propria quella del passato. Io proprio per evidenziare questa liaison che non è strumentale, ma che è fortemente vitale, viva nel tessuto della vita culturale cinese, menziono un progetto che abbiamo curato recentemente, che inaugureremo proprio il 20 di dicembre, quindi la prossima settimana, intitolato A World of Beauty, cioè un mondo di bellezza, dove esponiamo alcuni capolavori dell'antichità che provengono dal Museo Nazionale Archeologico di Napoli e soprattutto dalla collezione Farnese, ma non parlando, come sempre accade, dell'antichità romana. Noi abbiamo immaginato un progetto che in Cina potesse parlare la lingua della contemporaneità. Parleremo, la mostra vuole rivelare la bellezza senza tempo, ed è questo il senso. Rispetto a approcci differenti che con molta cura cercano di situare il passato nel passato, noi dobbiamo, avendo questi straordinari giacimenti di arte, situare il nostro passato nella civiltà contemporanea. Io credo che sia questo l'esperimento che vorremmo intraprendere con il MOCA, con Miriam Sun, anche perché vi è il desiderio di portare nel Museo d'Arte Contemporanea di Shanghai una parte della collezione farnesina del Ministero degli Affari Esteri, una mostra a cui stiamo lavorando con Miriam e che auspicabilmente sarà inaugurata nella seconda parte del 2023. Io vorrei concludere esprimendo nuovamente la mia personale gratitudine a Miriam, perché poi alla fine è lei che è la principale animatrice di questo dialogo. Sono nuovamente contento di rivedere amici italiani, e resto con l'auspicio che questa sia soltanto la prima stazione di un'attività che potremo insieme arricchire ed animare, auspicabilmente con una presenza non più online, ma di persone che si incontrano, che si stringono le mani, che si salutano e che possano dialogare come un tempo avveniva, senza minimamente sospettare che altro potesse accadere. Io passo la parola a Miriam e grazie veramente tanto per tutto. Grazie. 谢谢我们的达人丽达处长。接下来，Giovanna，我们想邀请我们的意大利特莱加尼全书学院的主席为我们致辞，谢谢。
Allora, buongiorno a tutti. Sono particolarmente contento di poter dare un saluto a voi tutti. Sono contento di anche, come dire, avere l'occasione di, seppur a distanza, di poter ricominciare un dialogo con tutti voi che siete amici impegnati nel mondo della cultura in Cina. Rappresentate un luogo di grandissimo valore, come appunto il Museo di Arte Contemporanea di Shanghai. E permettetemi di ringraziare Francesco Darelli, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Shanghai ed è anche un grande amico. Qui in Treccani ci sono Giovanna Fazzuoli che lavora su tutti i nostri progetti di internazionalizzazione e la Cina per Treccani è uno dei luoghi più importanti per le relazioni culturali. È anche lui un grande amico di Treccani, ma uno degli artisti più raffinati anche nel modo di pensare l'arte contemporanea. È responsabile di una grande istituzione italiana che è la Quadriennale, che ha sede qui a Roma, ma è stato anche un importante curatore di quella che è la manifestazione forse più conosciuta nel mondo di arte contemporanea italiana, che è la Biennale di Venezia. Il titolo di questo incontro, From Tradition to Innovation, mi sembra essere particolarmente importante per un luogo come quello da cui vi parliamo, Treccani. Rapidamente cercherò di spiegare perché. Treccani è uno dei grandi istituti di cultura che nascono tra i primi anni del XIX secolo e i primi anni del XX secolo, con una missione particolare che è quella di definire il valore delle culture degli stati, di saperle conservare, tutelare, di saperle valorizzare e far conoscere. Lo strumento che avrebbero dovuto utilizzare per realizzare questa missione era appunto l'enciclopedia. Questo spiega perché si parla di un istituto nazionale di cultura che ha mantenuto, come dire, la sua missione, capendo che occorre aprirsi non solo a tutti quelli che sono i temi, i momenti della cultura, ma anche al rapporto con altri paesi che fanno della cultura un momento essenziale per la loro crescita civile, sociale e anche politica. Qualche anno fa abbiamo avuto il grande onore di ricevere una delegazione del governo cinese qui in Treccani e da quel momento abbiamo sempre mantenuto dei rapporti costruttivi con il vostro paese, facilitati soprattutto da una rappresentanza diplomatica, quella italiana, che ha capito quanto la cultura possa essere uno straordinario momento di diplomazia culturale. Quindi ringrazio davvero Francesco Darelli per il lavoro che sta facendo, che non è solo il lavoro di organizzare una mostra, di presentare un'opera a Treccani, di favorire la conoscenza di un museo italiano,
ma è un compito per rafforzare le relazioni tra la Cina e l'Italia. E soprattutto in questi momenti la cultura può essere il modo migliore per creare un dialogo. Dialogo a cui personalmente credo molto, credo che sia particolarmente importante partire proprio dalla cultura per capire che non ci possono essere forme di separazione tra il mondo occidentale e il mondo appunto del sud-est asiatico. Treccani ha giocato per quasi 100 anni, nel 2025 compirà 100 anni questo ruolo, lo ha giocato appunto creando soprattutto delle grandi opere editoriali che hanno cercato di trasmettere quella che è appunto una grande tradizione occidentale. Pensando all'importanza di questo incontro da fare insieme a voi, ricordavo che 20 anni fa abbiamo pubblicato una grande opera di 10 volumi dedicata tutta a Pompei, che probabilmente è uno dei siti archeologici di maggior valore nel mondo, ma su cui si sono sempre confrontate delle delegazioni di studio, di ricerca provenienti da tutto il mondo, anche giustamente dalla Cina. Ma questo lavoro è andato avanti anche capendo che bisognava, come dice il titolo di questo nostro incontro, con una grande attenzione che metta al centro del nostro lavoro il valore di chi lavora nella cultura, il valore della creatività che sappiamo trasmettere e che qualcuno elabora ed esprime. Non a caso abbiamo come nostro amico, nostro collaboratore Gian Maria Tosatti, che è persona che non solo crea appunto momenti importanti nell'arte contemporanea, ma è anche in grado di riflettere su alcuni dei temi che, seppur brevemente, provo a dire. È ovvio che siamo convinti che queste riflessioni sono anche al centro dell'attenzione del mondo culturale cinese. Credo che sia per questo che abbiamo tanta fiducia nel costruire dei rapporti insieme a voi. Devo dire che da qualche settimana ho anche una responsabilità in quello che è un forum Italia-Cina che dovrebbe appunto sviluppare i progetti dei due governi, quello cinese e quello italiano, sulla cultura. Spero di fare al più presto un viaggio in Cina anche per poter definire insieme a voi, insieme alle moltissime istituzioni cinesi, quello che possa essere un calendario di lavoro che ci porti a far conoscere sicuramente le due culture, ma ci porti soprattutto a lavorare insieme. È qualcosa a cui tengo molto, sono davvero convinto dell'amicizia che ci debba essere tra i nostri popoli, tra i nostri stati, ma soprattutto di dare modo all'arte italiana di potersi confrontare con l'arte cinese e all'arte cinese di confrontarsi con quella italiana. Treccani è un luogo aperto, libero, pronto a ospitare quello che riterrete possa essere un progetto da condividere e da far conoscere. E quindi devo dire che quando Francesco Darelli ci ha rivolto questo invito, ero davvero particolarmente felice di poter condividerlo. Non mi dilungo se non per dire appunto che mi auguro che questo forum possa creare quel clima costruttivo per rafforzare le relazioni di cui vi ho parlato. Sono sicuro che ci sono molti luoghi nel mondo che possono essere aggregati intorno a un progetto di dialogo.
Dobbiamo costruire il nostro futuro sul dialogo e non sulle contrapposizioni. Dobbiamo saper conoscere le culture differenti dalla nostra e fare, come è successo sempre nella storia di questo, un momento di ricchezza, non di difesa delle culture. In questo Treccani è davvero un luogo che ha un secolo alle spalle di questa esperienza. È un'esperienza che vogliamo condividere con voi e quindi non posso che ringraziarvi, ringraziare la direttrice di questa importante iniziativa, augurarmi di potervi incontrare al più presto e vi saluto davvero ringraziando il nostro direttore di questa bellissima e importante opportunità. Grazie.我想大家都知道，我们中国第一次大使有文化部派出，就是意大利。其实我在想，就是说我们有这么多文化交流，我们有这么多经济交流，但是我们没改变一个现实，就是战争没改变，贫困没改变，冲突没有改变。就说我们今天在追寻这种文化的双向交流会、多边交流，我们应该基于一个什么目的？我觉得就是从你这个词里面。 我将寻找一个另外的答案，就是说，人类在走向多元的时候，我们能不能凝聚一个共识？意大利在文艺复兴时候，它创造恰恰就是一个人类的共识，把我们人类的文明引导到今天。但我们面临的这样一个大的转折的时候，我们的共识是什么？所以，无论是中国的要实现的人类命运共同体，还是无论是欧盟的目标、意大利的目标，我们都要寻求一个价值共识。 所以我非常希望中国和意大利的这个文化交流在这一点上有所突破，因为我们都是两个很大、很主要的文明古国，我们对人类都是有很多贡献。Grazie Miriam, sì, lascerei la parola a Gian Maria Tosatti, per l'appunto è qui nel vesti di artista, l'unico ad aver rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia di quest'anno, ma anche nelle vesti di direttore artistico di un'istituzione, dell'istituzione nazionale votata appunto all'arte contemporanea italiana, di cui Treccani è partner editoriale, quindi sono molti i progetti che ci hanno visti coinvolti insieme quest'anno, dal catalogo per l'appunto del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, di cui Treccani è stato l'editore e di cui avremo modo di vedere anche qualche immagine per seguire il racconto di Gian Maria. E poi per l'appunto nell'ambito della quadriennale d'arte di Roma abbiamo realizzato un altro prodotto editoriale di alta divulgazione che vede coinvolta anche la dottoressa Troncone collegata da Napoli come autrice di diversi saggi proprio che hanno l'obiettivo di fare il punto sulla più recente arte contemporanea italiana, ma anche proprio di guardare alle complessità del sistema dell'arte appunto in Italia e nel mondo. Prego, a te la parola. Buongiorno a tutti, buonasera, buongiorno. Diciamo che per me c'è una certa vicinanza, una certa consuetudine ad avere una, come dire, un rapporto con la Cina, perché abbiamo appena finito l'esperienza della Biennale in cui il padiglione cinese e il padiglione italiano in questa conferenza. È molto interessante il titolo di questa conferenza perché credo che rispecchi anche un po' la storia della mia vita nell'arte e degli ultimi 20 anni di arte in Italia, forse degli ultimi 30 anni. Perché? Perché l'Italia, come tutti i paesi che hanno una grande e lunga tradizione culturale,
vivono momenti di particolare slancio e momenti anche più stanchi. Io sono cresciuto, mi sono formato quando ero studente in una fase molto stanca dell'arte italiana, una fase che negli anni 90 e i primissimi anni 2000 aveva ridotto l'arte soltanto al compartimento, anzi a una compartimentazione, per cui era passato il messaggio che gli artisti dovessero essere soltanto artisti visivi, avere come riferimenti soltanto i pittori o gli scultori, una certa cultura che diventasse sempre più arida da un certo punto di vista, tanto più che ecco, diciamo, l'arte degli anni 90 in Italia è stato un momento decisamente difficile, ma soprattutto un momento di maleducazione culturale per quello che mi riguarda. Io ci sono cresciuto in mezzo e devo dire che ho sofferto molto l'idea che il crossing culture, cioè la capacità di connettere diverse aree culturali all'interno del discorso artistico, fosse qualcosa di quasi abolito, quasi combattuto, diciamo, dalle persone che avevano in quel momento una certa autorevolezza critica. Così, vi parlo per me, ma potrei parlare a nome di tutta la mia generazione, abbiamo per un periodo lavorato al di fuori del sistema culturale. Abbiamo lavorato in luoghi che non esistevano dal punto di vista del riconoscimento, palazzi abbandonati, periferie urbane ed extraurbane, luoghi aperti, luoghi anche che in un certo caso erano, come dire, fuori dalla legalità. Perché? Perché avevamo bisogno di luoghi in cui poter ristabilire la grande tradizione culturale italiana che dall'umanesimo alla fine del Novecento aveva sommato figure estremamente complesse come Leonardo da Vinci, Bernini, Michelangelo, fino a Pasolini, persone che appunto mettevano assieme la capacità di essere pittori, poeti, ingegneri, architetti, registi di teatro, registi, ecco, penso a Bernini, molte persone conoscono il grande Bernini, scultore, pittore, architetto, pochi conoscono invece la grande storia del Bernini regista di teatro nei teatri di corte barocco, perché il teatro, come voi sapete, è un'arte che svanisce, è molto legata al tempo. Però ci sono cronache di per quelle che oggi chiameremo performance incredibili progettate da Bernini. E poi appunto Pasolini, che è stato anche un grande regista di cinema, un intellettuale a tutto tondo, un giornalista. Ecco, credo che per me e per la mia generazione ricostituire questa linea profonda di tradizione con quello che è stato sempre l'intellettuale italiano era diventata a un certo punto un elemento necessario, e per poterlo fare abbiamo, come dire, cercato altre strade. Da queste strade sono nate anche delle discipline diverse. Lo dico in prima persona, per esempio, all'inizio degli anni 2000 la mia necessità di riprendere, di riabbracciare tutte le discipline. 我们知道就是在文艺复兴时期，我们雅典学院有很多的从艺术文化、科学到哲学这么多面向的一个文化的一个现象影响到呢。我们现在看到的意大利文化有这么丰富的一个内涵，你可以跟我们介绍一下它如何影响到您现在的创作跟策展方面的活动呢？ dell'arte fino ad oggi. Lo dico con un particolare interesse perché io, che oggi rappresento l'Italia come per ciò che riguarda le arti visive, quindi la pittura, la scultura, in realtà non sono diplomato all'Accademia di Belle Arti, ma sono diplomato come regista di teatro.
Questo significa che sono laureato in letteratura. Quindi, diciamo, non ho un titolo di studio sulle arti visive, pur essendo in questo momento riconosciuto dal mio paese come il più importante rappresentante dell'arte italiana in questo momento, eppure ho studiato letteratura e teatro. Questo mi ha portato, tuttavia, ad essere un artista visivo. Ecco, questo spirito, diciamo, di transdisciplinarità è qualcosa che certamente nei riferimenti. Ritengo che l'opera della Biennale di Venezia, di cui forse possiamo vedere qualche immagine mentre ne parlo, sia stata appunto una tragedia nel presente, una tragedia antica declinata al presente. Che cosa abbiamo realizzato appunto? Abbiamo realizzato un grande spazio, un grande capannone industriale in cui fosse presente tutta la verità di una grande crisi economica, ma anche di una grande crisi di contenuti, come è stata l'Italia durante la pandemia. La pandemia ha provato entrambi i paesi, Cina e Italia, siamo stati colpiti da questa enorme catastrofe di carattere sanitario, ma che poi è andata a incidere su tanti altri elementi. Cambiare. Potevamo, da un certo punto di vista, iniziare a pensare quali fossero prospettive che non ci rendessero più così vulnerabili. In fondo, questa pandemia ci ha mostrato come lentamente stavamo forzando la natura. Stavamo imponendo alla natura la nostra volontà di uomini, dimenticandoci che noi non siamo i padroni della natura, ma ne siamo soltanto dei partecipanti. La catastrofe forse verrà, ma verrà con la pietà che la natura ha sempre provato per noi razza umana, che come le lucciole siamo fragili, in pericolo, però anche noi pieni di grazia. 这个主题是非常有意思的，因为这个兰亭雅集到雅典学院，然后这个主题是非常有意思的，因为这个兰亭雅集，当然是指的这幅画，是文征明的一幅画，这个兰亭修禊图，然后这雅典学院指的也是另外一幅画，是这个拉斐尔的雅典学院，是在那个梵蒂冈的那个当年的教皇，他是有一个这个签名式，一个秘密的地方，当时是不对外开放的，当时这个韦托人是韦托拉斐尔在那个空间里画的一幅壁画，然后那个我们的策划团队为什么要把这两幅画提出来做一个主题呢？因为他们有一些共性，就第一，他们实际上都是我们所说的差不多是文艺复兴时期，因为那个文征明他是明朝。 然后他的生活的年代跟拉斐尔的年代实际上是差不太多。然后另外呢，实际上这两幅画就是某种意义上就是他们画的也都不是现实。虽然兰亭雅集他追慕的是王羲之那个时代知识分子的一种现实，然后拉斐尔他实际上是他这个是把很多不同年代的历史人物然后集合在一起。然后但是他们的另外这个共性呢，就是实际上他们都是对这种知识生活。 然后对这种艺术，然后对这种人和世界的关系，然后这样一种从这个他们对他们来说是当代艺术啊，对在他们的那个当下，然后对以往的一种追溯，然后所以说从这个角度来说，这个可以成为我们今天对话活动的一个主题，而且这个意大利它从无论是从这个古典时期啊，就是希腊罗马时期，然后一直后来到文艺复兴时期，然后一直到当代，然后它都创造出了非常灿烂的文化，非常灿烂的艺术，然后这个在疫情爆发之前啊，就最后一年，然后那个夏天我还花了一个星期的时间，一个人去罗马，就天天看他们这个古代的还有当下的就各种艺术，然后就沉浸在那种漫游里。第一幅画面呢，就是 马可波罗的他的这个一个他当年漫游的一个路线图，对，大家可以看到，他是从这面威尼斯，从这个左边出发，然后跨越亚得里亚海，然后进入黑海。
然后一路向亚洲前进，因为这个故事大家都知道。然后就威尼斯，他差不多，就那个马可波罗，他差不多17岁的时候，然后他这个跟着他的父亲还有他的叔叔，然后一块儿去亚洲。然后那个时候呢，马可波罗面对的这个世界啊，就是实际上我觉得可能还没有今天好，因为那个时候世界也是同样充满灾难的。 所以我把这一幅地图放到这里，作为我们的第一个画面的，一方面我是想讲述，就是这样一种，就是中世纪的时候，我们这样的两个国家或者两块土地，然后他们存在的某种交流的可能性。然后另外一方面呢，我也是想就是提醒大家，就是可能就是在我们人类生活的这个世界上，可能大多数时代都是差不多的，是没有那么理想化的。 如果真的有那么理想化，这个柏拉图也不会写《理想国》啊，后来也不会有那么多这个理想化的乌托邦的实践。我是要讲这个20世纪的一个意大利的作家，叫 Italo Calvino， 他写了一本非常有意思的小说，然后叫《看不见的城市》，然后在座的肯定很多这个朋友们都读过啊。然后它实际上是一种反叙述。 然后它实际上是反过来，然后讲的是，跟马可波罗游记不一样，因为马可波罗游记它主要讲的是都在东方，然后发生了什么，有什么奇闻。然后那个卡尔维诺的小说呢，它主要写的是，马可波罗对忽必烈的叙述，然后而且它是一个短篇，然后合成一个集子，然后实际上是一种寓言的题材。这个寓言的题材实际上也特别有意思，因为寓言的题材在欧洲最早可以追溯到伊索。 然后在中国当然可以追溯到庄子啊，他们都写了很多短篇的寓言。然后这种题材就是无论在东方在西方，然后它都是一直流传到20世纪。然后后来实际上卡夫卡的很多作品实际上某种意义上它就是寓言，而且它的这种寓言有一种成真的性质，就很多寓言你看起来它是很荒谬的，是虚构的。人类我觉得是融合虚构，然后与现实，然后。 它的虚构比现实还要现实的这样一种这个艺术创作的手法，实际上要我们和意大利就是这个通过这样的努力，虽然不能线下的见面，然后但是在通过线上进行交流，我们实际上某种程度上都是在寻找就是人类文化的共性。我觉得这种共性呢，其实可以用那个布罗斯基的一句话来概括，就是精神公因子，它用的是一个数学的概念，就数学里面的一个。 一个公因子，然后公约数，古代是有山川组阁，现在是有观念组阁，有意识形态组阁，然后沟通是非常困难的。他说，这种文明是这不同的文化被精神公因子激活之后的一个总和，那没激活的可能那些文化它可能称不上文明，有的时候甚至可能是愚昧，甚至反文明。他说，无论是从观念上还是从现实上，一个主要载体实际上是翻译。 这个翻译当然不只是指文本的翻译，它让它举了一个例子，比如说这个，纳布勒斯的他的披萨特别好吃啊，究竟是他那个他的披萨是我们新疆的馕的翻译，还是这个新疆的馕是纳布勒斯披萨的翻译，这都是一种翻译。然后今天我们这种对话，实际上也是一种翻译，我们在寻找这个精神的公因子。好，我们看一下这个。 明朝的文征明的这个《兰亭修禊图》，这个修禊实际上是这个一种传统的节日啊，就春天的时候，在更早的时候是春秋两季都有，然后在江南，然后是在河边，然后因为春天来了嘛，就有点像希腊的酒神节一样，春天来了，大家要到自然里去，然后去这个去除一些这个往日的疾病，然后最早是这个意思。王羲之的时代呢，然后。 就有一种文人雅集就出现了，然后是，比如说像在这张画面上哈，文征明他画的实际上就是这个亭子里啊，亭子里有三个人，然后这条小河边呢有八个人，他们实际上都是那个时候的知识分子，然后他们在春天，然后在这个非常美妙的山水里面，因为这幅画它实际上是用的小青绿的画法。 然后这个文人雅集呢，然后因为直到今天还源远流长啊，今天就是在中国的就将来还有三月三诗歌节，然后实际上就是继承的这个传统。然后这样的文人雅集实际上是因为你如果考察他的这个创新，因为他在当时是创新。
如果他继承的是什么呢？我觉得他其实是一种，实际上是有至少两三种就是知识体系的来源。一个就是道家的传统，就老子、庄子，老子是讲任其自然的，然后道是第一位的，然后老子特别反对那种妄为的，就是行政统治。然后而且老子庄子的庄子主张这个是绝对自由的。 就是你可以就是因为那些人为的东西，他实际上都是认为有的时候大多数时候是非常过分的，就是一些人为的观念啊，甚至可以成为就是比如说你发明一个观念，你以为是个绝对真理，但最后他可能偏偏可能是把你变得特别狭隘蒙蔽你束缚你，所以他们追求的就是一种绝对自由，然后像庄子打有经常打坐的时候，他可能连自己是谁都忘了。 然后这个呢，我觉得是一个中国知识分子的一个传统。但中国另外知识分子另外一个传统，实际上是儒家。我觉得这幅画面上大家其实可以看出来啊，很多就是知识分子，他实际上是在我们的这个传统社会，他是为了他有一个这个现世的目的是为了做官。然后如果在这个官场混得不好吧，然后再退出来，然后更道家。 实际上就进而要兼济天下，然后退呢要独善其身，然后是很多人都是在这两种状态里面徘徊。那个王羲之的他那个《兰亭集序》，他里面实际上他批评了庄子，他认为庄子那个所谓是生死同一啊，然后万物同一那种观念他不能同意。我们看这个《兰亭雅集》，是觉得他们是一个特别自由的一个状态啊，然后。 因为这条小河上面留下来传下来那个曲水流觞嘛，就是，然后就是酒杯，留下来酒杯，然后流到谁面前谁就要做一首诗，然后做不出来的要罚酒，然后大家觉得这个特别风雅，然后这是一个特别知识分子做的事情，然后但是某种程度上呢，这样的做诗实际上也是一种社交，所以呢就是。 某种程度上，就是我们对于文化的，就是态度。然后我尤其是我们在这个传统的知识分子阶层，对于文化的态度，它的实用性是比较大的。然后另外一张图片呢，是雅典学院，这个是与文征明差不多同时代的拉斐尔创作的。然后这张作品是特别有意思，因为跟刚才那张作品。 不同的是，刚才那张作品是它的背景是自然环境，因为对中国的知识分子来说，自然环境是它的理想国，是它的理想所在，理想环境。然后，但在雅典学院，我们看到它是在一个室内的一个空间里面，然后这个空间实际上也不是一个实有空间啊，它是这个拉斐尔同时代的一个建筑师，然后他画的一个建筑草图，当时还没有实现，这有可能就是后来的那个圣彼得教堂。 然后在这样的一个人工的一个理想环境里面，然后他所呈现的是从公元前5世纪，然后一直到文艺复兴时期，因为这里面也包括他自己的自画像啊，然后他认为的一些非常重要的一些知识领域的一些精英，然后对这个世界，然后带来不断的继承与创新，带来启发的这样一些人，实际上当时有很多非常厉害的知识分子。 然后他们继承的是一个异教的一个传统，像阿维罗伊，他这个为亚里士多德他的著作是写了非常多的注释，后来实际上是这些翻译和注释，然后又被这个天主教的教皇，然后带回这个欧洲之后，然后再组织重新翻译，然后翻译成拉丁文，然后实际上是穆斯林的知识系统，然后支持了文艺复兴，所以这样一个知识传递的过程就特别有意思啊，就有的时候。 那种政治上的敌我关系，然后反倒能促成这样一种文化上的这样一种接力，所以说这就是关于文化交流这个事情，有的时候我们可能要把它看得这个长远一点，然后可能我们要这个那个要像庄子提醒我们的一样，庄子有一句话叫“道隐于小城”，他的意思就是说，因为道是。 他和老子都认为是最高的一种真理，是一种规律，是天地间一种自然规律。然后隐于小城，然后隐就是被遮蔽了，小城它实际上指的就是一些具体的人为的理论，因为它当时是主要指的是儒家和墨家。
然后庄子在他的很多这个篇章里面都讲到过这样的段子，然后他说的实际上就是我们这个发明的自己发明的一些理论一些知识，有的时候恰恰是捆绑我们自己的绳索，所以这个文化的交流一直到今天依然特别有意义，因为前面讲的都是这个古代的部分，下面我可以举一个当代艺术的例子，因为今天我们的指向还是当代艺术。 这个是那个阿根廷的一个女艺术家，那个玛塔米鲁金，然后她的一个作品，实际上是那个雅典卫城帕特农神庙的一个原型。因为大家如果去过雅典，大家可以看到，它今天就只剩下一些柱子，还有一些三角墙，然后实际上就是一个框架。然后他用这样的一个原型，然后在上面挂了很多出版物，就各个国家的书。 它第一，它是从这个古典文化里面提出了基本的这个元素，提出了原型。然后另外一方面，它回应的是当下，就我们当代的社会的问题。我觉得这是一个艺术家的一个基本责任啊。我觉得对于艺术家来说，就是最重要的第一位的肯定是他的艺术语言，他要有非常特别的艺术语言。然后他如何处理跟传统的关系？ 然后另外一个更重要的，我觉得就是他是要如何回应我们当下的现实。然后某种程度上，然后他是如何寻找就是我们整个世界当下的一种精神供应子，然后他要从他自己的角度、自己的立场出发，然后来实现这样一个寻找的过程。所以我觉得他的作品是这些年来一直给我震撼最深的，而且他在这个展览的现场。 旁边还有几个就是桶，那个桶是可以搜集，就是来观展的人从自己国家带来的禁书或者别的国家禁书可以放在里面。所以它这个装置实际上是所有人可以一起参与完成的。因为一开始开幕的时候，它只有前面一部分是挂满了书，然后后面实际上是空的。然后是这个在展览的几个月期间，它是逐渐的被挂满了这些来自世界各地的禁书。 然后是让这个全球的人一起完成这样一个作品，我觉得这个这样的作品是一个特别有意义的，是一个它既是一个公共艺术作品，然后它实际上是也是共同的表达了我们的每个人的关于精神供应子的一种立场。好，我先说这么多，谢谢大家。谢谢。 Sacco come docente di storia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Diciamo che il tema che un po' unisce questi punti che andrò a toccare è proprio in linea con il tema di questa conferenza, di questo simposio di oggi su, diciamo, dalla tradizione all'innovazione, su come riuscire a far dialogare il passato, il presente e il futuro in una prospettiva che appunto è una prospettiva da storica dell'arte, quindi con Quadarelli sul fatto che appunto l'Italia, come anche la Cina, hanno un patrimonio storico, culturale immenso e quindi in qualche modo anche appunto i linguaggi contemporanei non possono non tener conto di questo grande patrimonio, che è una continua fonte di ispirazione anche proprio nella costruzione del futuro. Un progetto al quale lavoro come curatrice e che vorrei diciamo, citare in questo contesto, perché appunto parte comunque dal patrimonio archeologico, da una parte del patrimonio archeologico italiano. Mi fa piacere che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sia stato proprio all'inizio menzionato sempre dal direttore Darelli per questo grande progetto che appunto sta per aprire a Shanghai, così come Massimo Brai ha menzionato la pubblicazione dedicata a Pompei. Sono ovviamente appunto esempi del nostro territorio, del mio territorio in particolare, appunto di Napoli, e questo è sempre per dire come il patrimonio storico sia così importante, così evidente, che diventa esso stesso poi un dispositivo in qualche modo da interrogare per poter suggerire invece nuove visioni contemporanee.
Un altro esempio che volevo portare alla vostra attenzione, sempre sul dialogo tra tradizione e innovazione, in questo caso è una mostra che ho curato nel 2021, storico, perché appunto, come forse molti di voi sapranno, un altro elemento che accomuna l'Italia alla Cina è questa lunga tradizione con la ceramica e con la porcellana. E ho avuto il piacere di curare questa mostra di un giovane artista italiano che si chiama Diego Cibelli, che da qualche anno lavora solo con la ceramica, suggerendo delle visioni completamente nuove, completamente inedite di questo materiale, ancora una volta però spesso attingendo al patrimonio storico. Quindi in questo caso era un progetto, una serie di lavori che prendeva ispirazione proprio dalle illustrazioni dei reperimenti archeologici in epoca borbonica, quindi nel XVIII secolo a Napoli. E il risultato erano queste pietre di ceramica insieme a delle stampe elaborate digitalmente che insieme suggerivano appunto una nuova narrazione e anche una nuova interpretazione di questo grande patrimonio in un luogo a quelle che vedete sono le prime tre accademie storicamente fondate, quella di Firenze nel 1563, quella di Bologna nel 1580, quella di Roma nel 1593. Le accademie nascono come istituti per il disegno soprattutto, ma poi man mano le discipline vengono ampliate, soprattutto perché il disegno va sempre anche di pari passo con delle discipline.意大利的朋友，还有我们今天来到上海现场的朋友们，大家好。我呢现在在上海戏剧学院工作，那么以前呢是上海美术馆的这个执行馆长，哎，这里也有我的老朋友、老同事啊。那么我今年呢是57岁了，为什么说这个呢？因为跟这个意大利有关系。这个40年前，大家知道这个中国开始改革开放，那么正好是我这个年纪的人呢开始学习的时候，在那时候呢开始能够接触到一些国外的这个信息。一些非常简单的画册，啊，所以那时候呢，最早接触到的，应该就有意大利的这个艺术。那么我说呢，我今天说三个问题啊，第一个呢是，就是意大利文化深刻的影响了我的艺术，因为我们是学艺术的，最初我们接触到是文艺复兴。而文艺复兴当中最早接触到的是但丁的《神曲》，啊，其实接触到但丁和我们接触到文艺复兴的其他艺术家几乎是同时，但是呢，但丁在我们的心目当中甚至有更高一点的地位，因为我们从这个但丁的这个翻译过来的这个《神曲》当中呢。就是能够体会到一个宗教哲学的博大以及这个人性的深刻。我们再往下，哎，这里呢，我选择了这个三幅这个素描，分别是达芬奇、米开朗基罗和那个拉斐尔。为什么我选择了他们的素描，而没有选择他们的代表作品？因为在我开始学习的时候，他们的作品非常深刻地震撼了我。
当时尤其是米开朗基罗，就是他有一种内在的那种张力，有一种英雄主义的那种气概，好像是要冲破束缚我们的一切的这种压力。 我们要抗争，有这样的感觉，所以当时，是看不懂这个达芬奇的画，不喜欢拉斐尔的画，因为拉斐尔的画太漂亮了。那个二十几岁的人会喜欢米开朗基罗，如果放到今天呢，可能我对。 对这个达芬奇有另外的看法呢，他会更加的平静，内在，这平静当中所蕴含的力量会更加丰富，当然同时，我也很尊重拉斐尔，但是还是觉得太漂亮了。那么，我今天选择三幅素描呢，我是想讲一个问题。 就是说，我从他们的素描当中啊，看到了一个，我为什么会喜欢这样的画？为什么会被这样的画所感动？我远在万里之外的一个其他文化的、其他种族的一个人，为什么看到这样的作品会感动？我这就想到。 前面是这个韩波老师所说到的，就是说人类的共情，它其实在这个当中啊，在这个因素当中，它是有人类内心当中所共同的一种这个标准或者是一种价值，不管是这个人在哪里，不管他文化的基点在哪里。 只要是人的这个物种，当他看到一定的图像的时候，他会有这种心理的共情。所以呢，我觉得就是尤其是在这个素描的这个层面上，就是特别令人感动。我讲的第二个问题是涉及到我的这个艺术的来源，也就是说，中国文化是我的血液和灵魂。因为这个没办法，因为我是中国人。 我的这个整个的成长和教育，是在这样的一块土地和文化背景下所产生的。所以在那么这个这样的一个文化背景下面，是什么滋养了我呢？我们看看下面。那么大家可以看到，这个可能就是很多这个学过。 了解一些中国文化史的人都会清楚，中国的彩陶，这个是大概在5000到6000年之前，在中国的这个黄河流域，所孕育的那样的一个文明留下来的当时的器物，上面呢有这个彩绘，我们今天也可以把它看成是最早的视觉艺术。 当然，它的目的现在是什么？当时是什么？还要再研究。但是今天，我们依然可以从这里面获取营养。然后是2000多年前的汉朝的这个浮雕，它是在墓葬里面的一些这个砖雕。我们再往后，这个呢是颜真卿的字，颜真卿他的一。 一篇这个草稿祭侄稿，因为他的侄子被叛乱的军队所杀害了，然后呢，他非常的这个悲伤和愤怒，就写了这样的书法，这是1200多年前的字。那么就是这一些的中国文化的点点滴滴，都是给我
自己在创作过程当中的营养，等会儿大家可以看到我的作品。我的作品当中，我觉得我跟意大利的艺术跟法国的艺术跟意大利的艺术是有某种相竞争。我们更愿意把一些其他的文化因素加到这个视觉的表达里面来，所以呢，就是我的抽象艺术。 是有内容的抽象艺术，我是希望把各种各样的文化因素加进去，然后呢，给读者以更多、更丰富的想象，和一种交流。这是我在做的一个词的作品，这个词的作品，其实我叫诗词。为什么叫诗词呢？我重点不是词，而是说。 是词的通过词的材料、词的工艺所做出来的这个作品，它反映出从一种诗的精神，它重点是诗。好，那这个就是在这个上海MOCA2014年做的这个大展。好，这也是那个 Mirren 那个策划的一个关于跟那个听障儿童的。 一个听不见声音，但是我们，Mirren 呢起了一个非常美丽的名字，叫《看得见的声音》。这是我的工作室，这个是当时在那个MOCA在布展的时候的一张照片，这是我的工作室。所以，这首诗啊是那个明朝的一位诗，但是总的意思什么呢？就是。 东风还要出大千，就是说我们的精神呢，一定要超越这个现实对我们的束缚。你的作品我看到了很震惊，我觉得呢非常沉重的一个作品，这个里面的信息很多，是一个好像对一个历史的一个很大的一个回顾。 L'opera è stata un'opera di ingegneria molto molto importante sia per la realizzazione delle strutture ma anche per la realizzazione del mare che avete visto nelle diapositive per quella enorme massa d'acqua e quindi abbiamo dovuto lavorare con degli ingegneri idraulici molto importanti in Italia, quelli che hanno creato la diga di Venezia, che voi forse conoscete, il MOSE, la diga che impedisce oggi all'allargamento di Venezia. Abbiamo lavorato con questi ingegneri per realizzare il macchinario che avrebbe spinto e creato le onde per quel padiglione. Ovviamente, durante il padiglione, per ragioni di sicurezza, ci è stato chiesto di ridurre la violenza delle onde che avevamo progettato per essere decisamente più. 这个作品确实很棒，因为最近几年也是因为疫情全在全球肆虐嘛，现在我们也来到了一个后疫情时代。那么作为一名艺术家，我们会如何运用一种美术或者说艺术的语言去展现这种疫情呢？去回顾一下这种疫情带给我们的人类的一种精神困境和物理困境呢？就是我们应该用如何去用艺术和美术的语言去表现它呢？谢谢。 我觉得就是刚才那个意大利艺术家也说到，现在有很多新的形式，因为我们实际上已经处在完全一个新的时代，尤其这两年，所谓这个元宇宙，当然这种说大话的概念也出来了，但实际上它反映的是一个技术现实啊。然后实际上就是我觉得那个，因为柏拉图他那个特别瞧不起艺术家，他说诗人和艺术家都是这个模仿者的模仿者，他们干的活都是影子的影子。然后这个理想国里没有他们的那个居住证啊，更别提户口。 但是我觉得今天实际上出现了，就是新的艺术家，他们的作品可能通过那个新，他们的表现手段是影子的影子的影子，就是这个数字媒体。然后我觉得其实如果你是一个，就是当下的艺术家，其实你当然可以用任何的技术手段，我觉得技术不是问题。就包括像文艺复兴的时候，达芬奇他也用各种技术手段，他实际上他自己画的画很少，只有十几张嘛完成的。他其他的是。 他更多的时间用来天马行空的胡思乱想，然后回应他自己的这个个人的对于知识的好奇心，然后以及这个当时社会的需求，所以他发明了很多奇奇怪怪的东西，然后那些东西是超越当时的时代的，就是他有一个超越性在里面。他比如他发明了很多机器装置，因为我2019年的时候在罗马看了一个展，就达芬奇的他的发明的复原展。
然后就当时做不出来，因为当时的工业跟不上，然后但是现在可以做得出来，而且有很多就是后，实际上就后来的，比如直升飞机啊，然后这个机关枪啊，然后这个潜水装置啊，就这种，后来都能实现。我觉得就是一个好的艺术家，他是可以超越时代，然后有的时候是时代追不上他。我觉得在任何时候都是这样的。然后实际上艺术家面对的不是技术问题，不是媒介手段问题，而是一个根本的问题。 我觉得也有一点像那个柏拉图的那个动力说，就很多人在被关在一个洞里，然后他们从小就生活在那里，然后他们看到的影子，他们就认为是真现实。然后就我们如何要处理这个问题？就我们如何去看到那些真的东西？然后我觉得这个是一个真正的问题，真正的基本的问题。我觉得尤其对于今天这样一个时代来说，我觉得尤其如此。 那么我们要再次感谢所有的嘉宾到来的分享。我在这里要特别感谢我们意大利总领事馆，特别是我们的文化处处长达仁利先生对我们的支持。那么在最后，我们想要邀请我们这次让整个中意文化人文对话可以达成这个梦想的第一步的引导者、启航者、引领者达仁利先生跟我们最后。 Sono lietissimo e non posso che esprimere la mia profonda gioia per aver compiuto insieme questo primo percorso e la prima stazione di un cammino che non abbiamo cominciato e come dicevo all'inizio abbiamo soltanto con oggi continuato. Gratitudine personale dell'Istituto Italiano di Cultura, del Consolato, va in primis a Miriam Sun, perché questo dialogo l'abbiamo, come dicevo, più di un anno fa cominciato insieme, incontrandoci tante volte, e poi l'abbiamo trasformato in un evento che questa sera vorrà essere soltanto l'inizio di un'esperienza comune che sia un'esperienza dei nostri tempi. Io condivido completamente quanto detto da Lilei, Han Bo, Xiao Unan e ovviamente anche da Gianmaria e da Alessandro. Io credo che le esperienze umane, considerarle passate, presenti o future, è una limitazione che spesso gli uomini si impongono per orientarsi nel tempo. Non credo che ci sia ciò che sia passato e che resti passato per sempre, ma che sta a coloro che percepiscono qualsiasi traccia il potere di trasformarla in una rivelazione del tempo attuale. Quando Alessandra diceva che l'antico non è antico, lo è quando non suscita l'interesse o la curiosità di chi l'osserva, significa che diventa contemporaneo nel momento in cui noi lo animiamo. 希望通过从传承到创新，中意文化对话成为中意两个伟大的文化国度的一个友好交流的一个文化的典范。那么在这次的活动里面，我们中意双方呢，从我们不同的人文历史、美术的方面来做了一个深刻的一个对话。那么继而呢，我们通过不同的艺术的发展轨迹，还有呢跨越时空的隔阂。 不约而同的呢，我们分别在同一个时间，通过了东方和西方纷纷发生的一些辉煌的艺术的源流成就，我们将从跨文化的角度来探讨、来梳理中西文化艺术的经典和对比当下。那么，在一方展开了一个艺术文化交流活动的同时，我们也凸显中国特色、传播中国的文化，吸引了更多获得海内外的观众。 共同的关注还有共鸣，在这次的论坛中，我们通过了艺术史、美学以及不同领域的专家和评论人，通过聚集在这里，以更有全球视野的观点，跨越至当下鲜活的国际艺术的市场的场域。
致力于呈现一个生动的全球艺术的一个全景图。那么我们今天再一次的感谢所有到现场的嘉宾，还有中艺文化艺术界的领头者。那么呢，我们在中艺人文艺术对话呢只是一个开始，我相信呢将来我们会有更多的机会，无论是在线上和线下再进行更多的交流。那我们再一次的感谢大家的参与，谢谢。